avete assistito ad un'erogazione, una lezione che la squadra di James Fox fa con i ragazzi. Cosa ne pensate di questa metodologia? Intanto è stato molto divertente assistere. Ho visto che anche i ragazzi, sia della scuola elementare che della media, si sono divertiti. E credo che lo scopo, il metodo, l'obiettivo di questo lavoro sia proprio questo, cioè di far divertire i ragazzi e però di insegnare ai ragazzi anche alcune cose fondamentali che riguardano la sicurezza, e il rispetto della legalità, e la possibilità di fruizione dei diritti per tutti quanti. Quindi mi è sembrata una cosa molto, molto buona e credo che bisognerà fare i complimenti al direttore Ernestini, a tutta la scuola per aver scelto di partecipare a questo progetto. E anche il progetto mi sembra giusto, ecco, per gli interessi e la capacità di lavoro dei ragazzi, perché usa delle metodologie ovviamente che sono apprezzatissime dai ragazzi, no? Il fatto di consegnare a ciascuno un telecomando per rispondere velocemente e prenotarsi per rispondere alle domande, insomma un meccanismo che, e poi io li ho visti proprio coinvolti tutti, ecco, tutti quanti in una competizione, ma una competizione allegra, divertente, quindi è una cosa che mi è piaciuta. Sicuramente è una metodologia, insomma, che rispecchia anche molto quello che accade al di fuori della scuola, no? L'uso del telecomando piuttosto che di un telefonino, insomma sono tutte manualità che oramai i ragazzi hanno, ma a prescindere da questo è l'interattività che è importante, cioè il fatto che non si assiste in questo caso ad una situazione di lezione frontale o meramente frontale, ma invece c'è la partecipazione del ragazzo, che è anche manuale del bambino alla scuola primaria e del ragazzo alla scuola secondaria di primo grado, che agisce e la sua azione ha un riflesso generale che poi coinvolge tutta quanta la classe. È sicuramente la nuova frontiera poi, no? delle metodologie didattiche. I ragazzi affrontando queste sfide, queste missioni, noi li chiamiamo, andranno a costituire in seguito una squadra di agenti locale, quindi potranno essere utili per la sicurezza e la legalità alla città di Viterbo. Lei vuole sostenere i suoi ragazzi, che consiglio può dare a loro? Beh, il consiglio è quello di continuare così, perché il fatto che possano svolgere un ruolo più attivo, no? Quello di agenti, è importante perché permette che questo seme che è stato piantato oggi con questa scuola si possa diffondere per tutte le scuole, perché sarà molto più facile per dei ragazzi parlare con i propri coetanei e spiegare quello che loro hanno appreso, piuttosto che mandare dei messaggi attraverso la televisione, attraverso altri metodi. Questo è invece il metodo, come diceva il preside, interattivo. Loro saranno a loro volta promotori, comunicatori con le loro famiglie, spesso anche le famiglie hanno utilità e bisogno di messaggi di questo tipo, quindi secondo me responsabilizziamo i ragazzi, gli diamo una funzione importante e credo che otterremo anche un risultato concreto. Se potesse utilizzare questo metodo interattivo con i ragazzi in altre materie, che materia sceglierebbe? Diciamo che questa tipologia di approccio è un approccio che è trasversale a tutte quante le discipline, proprio perché lo scopo fondamentale e centrale è invece il risultato, che è nato dalla sinergia tra la scuola, l'ente locale, in questo caso il comune di Viterbo, le famiglie e voi che avete messo a disposizione la vostra professionalità all'interno della nostra scuola. È una commistione di interno ed esterno che consente quindi l'apprendimento di competenze importanti, spendibili anche e soprattutto al di fuori dell'istituto, quindi va bene per qualsiasi disciplina. I ragazzi saranno chiamati il 27 maggio al Teatro Brancaccio a partecipare alla finale. Volete fargli un augurio? Sicuramente sì, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, a quelli della mia scuola e anche a tutti gli altri. Anche lei vuole sostenerli in qualche modo? Sì, io certo gli faccio gli auguri, ma io sono convinto che sarà una giornata di festa per loro e anche però di utilità per la costruzione della loro coscienza civile. Quindi in bocca al lupo, auguri e continuate a lavorare così.
Grazie mille, vogliamo fare un saluto a James Fox? Salutiamo James Fox. Ciao. Ciao James Fox.